Gravity è una mostra che fa sognare gli scienziati come me, li mette a confronto con immagini del mondo meravigliose, li mette a confronto con produzioni artistiche suggestive e cerca di costruire un dialogo fra i ritrovati più moderni della scienza, la nostra immagine del cosmo e la riflessione di artisti e il lavoro di scienziati che hanno costruito questa immagine nel passato. Penso che sia un'esperienza meravigliosa per i bambini che scoprono attraverso il gioco e attraverso alcune installazioni particolarmente riuscite che permettono l'interazione, di scoprire cos'è lo spazio-tempo, cos'è un buco nero, e fa divertire gli adulti e i grandi che ho visto aggeggiare e maneggiare alcuni degli apparati interattivi con grande felicità. Penso che sia veramente un'installazione riuscita. È la seconda volta che esco dalla camera oscura che è stata creata qui al Maxi e ritrovo l'emozione della prima volta. Ecco, le forme dell'arte hanno delle vie inattingibili, le forme della ricerca scientifica altrettanto. E quello che mi ha molto avvicinato da anni alla lingua divulgativa naturalmente della ricerca scientifica, che è quella che io posso avvicinare da non scienziato, da non studioso, è proprio l'elemento legato alla creatività e all'intuito, che è un elemento che si salda con il lavoro artistico.